il premio Nobel a Malala è bellissimo perché è dato una ragazza di 17 anni che ha non solo rischiato la vita per affermare il diritto di tutte le ragazzine come lei di andare a scuola, ma lei per un anno ha tenuto un blog sulla BBC raccontando qual era la sua vita quotidiana. Quindi è un premio Nobel dato al coraggio e per questo è molto bello e forse diciamo, ogni tanto il premio Nobel riesce a emozionare e questa è una di quelle volte. I territori di guerra sono sempre territori di violenza, penso anche alle ragazze nigeriane che sono ancora sotto sequestro, oggi per un attimo si è sperato che stessero per essere liberate, penso alle storie delle persone siriane che vivono in situazioni di abbandono e di mancanza di rispetto alla vita. Oggi che significa essere giornalisti inviati in questi territori dove mancano i principi basilari della democrazia? Quello che significava essere inviato in una zona di guerra anche 10 anni fa, 20 anni fa, 40 anni fa, che intanto bisogna uscirvi per poterla raccontare, quindi bisogna fare molta attenzione e forse adesso in qualche modo è più difficile. E significa il solito problema che il giornalista non deve diventare megafono di una parte o non deve fare propaganda, ma dovrebbe mantenere fede al proprio punto di vista, seppur parziale, basta che sia onesto. Che Italia trova ogni volta che torna? Ma ogni volta che uno torna da un paese in un conflitto, in guerra, l'Italia sembra un paese estremamente ripiegato su se stesso, provinciale, chiuso, a volte triste. Un paese dove ciò che a me personalmente manca è l'autoironia. Una domanda che, visto che noi ci occupiamo di arte terapia per integrazione e recupero, che nasce spontanea dalla sua passione che è quella per la pittura. Quanto conta la pittura e l'arte per lei per ricongiungersi alla quotidianità? Tanto, perché il disegno mi ha insegnato a osservare. La pittura mi ha insegnato che sono i particolari che fanno la differenza. E questo è vero anche nel giornalismo, bisogna saper osservare, e sono i particolari. Uno si ricorderà dei particolari, si emozioneranno i particolari. In più l'arte, secondo me, è la grande opportunità che ha l'uomo, l'enorme opportunità che abbiamo per superare qualsiasi tragedia, dalla tragedia più personale, da una depressione alla guerra, si esorcizza. E che significa invece, concludo, per una donna inviata ottenere il premio, la solita domanda, allora, una premio donna... no, ottenere il premio di Maria Grazia Cutulli, dedicato a Maria Grazia Cutulli, quindi io ho dato il premio di Maria Grazia Cutulli anche a Catania, Santa Venerina. Io lei non l'ho conosciuta, Maria Grazia, perché mentre lei stava in Iraq, cioè lei era in Afghanistan, io ero in Iraq, e mi immagino cosa l'abbia spinta e riesco a comprenderne, forse a sentirne la voglia di raccontare, di spingersi fino al limite estremo che lei ha fatto. E quindi in qualche modo mi riconosco e la riconosco. Grazie, gentilissima. È un grande onore per me poter intervistare Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, non solo come giornalista ma anche come scrittore, ma al premio Maria Grazia Cutulli lui ha avuto modo di emozionarci con delle storie che riguardano la storia ma riguardano... Allora, Aldo Cazzullo, innanzitutto un ricordo di Maria Grazia Cutulli che è stata, prima che tu arrivassi al Corriere della Sera, una brillante giornalista e collega e coraggiosa collega. Sì, io non ho conosciuto Maria Grazia perché io sono andato al Corriere nell'estate del 2003, mentre lei è caduta in Afghanistan, in
19 novembre 2001, però molti colleghi mi hanno parlato di lei, ed è una figura a cui sono molto legato, perché è una donna di grande coraggio, è una donna che è caduta sul lavoro, ecco. Io ho moltissimo rispetto per lei e sono felice di essere qui a San Severo stasera per ricevere il premio dedicato alla sua memoria. È un periodo, quello del giornalismo, molto difficile. Prima c'era molto giornalismo di inchiesta, molta attenzione per i lettori, oggi è più difficile riuscire a fare il giornalismo che ci hanno insegnato i nostri maestri. Sì, è un momento molto difficile, c'è una crisi dei contenitori e una crisi dei contenuti, c'è la crisi del giornale tradizionale che manda fuori il mercato un intero mondo, i tipografi, le edicole, i distributori e anche quindi i giornalisti, però una parte di quel lavoro si fa adesso sul tablet, sugli smartphone, sui siti, ma è altrettanto grave la crisi dei contenuti, la crisi degli articoli che non ci sono più, le reportage, le inchieste, le grandi interviste. Mi pare di capire che sta crescendo una generazione convinta che i confini del mondo coincidano con i confini della loro testa. E la realtà conta poco, conta solo l'opinione, il tweet. Mi viene quasi il sospetto che ci sia una generazione che pensa che il giornalismo sia litigare via Twitter con Celentano, e non è un fatto solo generazionale, Questo è un narcisismo intergenerazionale. È una visione del giornalismo che non è la mia. Io penso che il giornalismo voglia dire andare in giro, parlare con la gente, vivere la vita delle persone all'Italia e all'estero e raccontarla. Io credo molto nel giornalismo come viaggio, inchiesta, reportage, e quindi insomma ricevere il premio dedicato a una grande inviata è un motivo per me di grande orgoglio. Un'ultima domanda è quella libero. Ieri era la giornata internazionale per eliminare la povertà. L'istituto che rappresento, l'Istituto Pegaso, sta portando avanti una politica legata proprio a sconfiggere la povertà attraverso l'educazione come ottavo principio dell'ONU. Oggi, soprattutto le persone con più disabilità e le persone che semplici, come quelle che le hanno mandato le lettere e le testimonianze per il suo libro sulla guerra, ecco, sono quelle voci che forse sulle quali oggi bisognerebbe puntare di più per avere quel servizio a vantaggio dei lettori? Beh certo, noi dobbiamo fare dei giornali impastati con la vita. Spesso sui treni dei pendolari non trovi i giornali, perché i giornali non parlano mai dei pendolari, non soltanto dei loro problemi che sono gravissimi, ma non parlano mai della vita delle persone comuni. E quindi questo è sicuramente una cosa su cui lavorare. Per quanto riguarda l'episodio a cui lei faceva riferimento, è vero, io ho aperto una pagina Facebook per chiedere ai lettori di raccontarmi la storia dei loro nonni nella Grande Guerra. Ho ricevuto tantissime mail, soprattutto da donne. Sono molto le donne che sentono questo amore per la patria, nel senso etimologico, la terra dei padri. E molte ragazze mi hanno raccontato la storia dei loro nonni nella Seconda Guerra Mondiale. Persone un po' più grandi mi hanno raccontato del padre o del nonno della Grande Guerra. Alcune sono storie bellissime che ho raccolto in fondo al libro La Guerra dei Nostri Nonni. Altre sono storie più semplici, più normali, ma mi ha colpito le parole con cui venivano accompagnate. Queste lettrici mi scrivevano: vorrei che lei nominasse mio padre, mio nonno, non perché fosse un eroe, ma perché era una brava persona, perché amava l'Italia, credeva nell'Italia, non si riconoscerebbe nell'Italia così come è diventata. Io penso che questo amore per la patria dell'Italia ci sia, per il senso dello Stato dovremmo attendere altri 100 anni, ma questo legame con l'Italia è molto importante e credo che noi dobbiamo sempre ricordarci che abitiamo un paese straordinario e dobbiamo essere degni di questo patrimonio che i nostri padri ci hanno lasciato. Sono convinto che la forza morale che i nostri nonni dimostrarono nelle trincee non possa essere andata dispersa con il passare delle generazioni e sta a noi ritrovarla dentro noi stessi e riaccenderla dentro i nostri figli.